Ecco Monelli, appena è il tempo di entrare, beccarsi una munizione e andare in gol. In modo più unico che raro, perché il grande Pelé, in una circostanza analoga, non riuscì a centrare il bersaglio negli anni 70. Così ho visto il portiere fuori, ho tentato questa soluzione molto difficile. Ma la porta è piccola o grande da quella posizione? Mi sembra abbastanza piccola. Diciamo che ho calciato molto bene, mi è andata bene, ecco, però io penso che una soluzione del genere possa capitare veramente una volta nella vita. È una sconfitta che può far riflettere in qualche modo, per qualche cosa? Ah sì, certo, abbiamo commesso tanti parecchi errori che ci sono costati la partita. D'altronde nel calcio quando si sbaglia si paga, ed è giusto così. E allora dove ha sbagliato questo straordinario, spettacoloso Napoli? Non è neanche difficile, ha sbagliato usando il cuore al posto della testa. Già, squadra disposta per ragionare, con l'unica punta effettiva Carnevale in panchina nel primo tempo, è stata costretta dal micidiale 1-2 iniziale Diaz Antonioni a rincorrere il risultato e bella figura. Lo stadio imponente per folla e per denaro, 900 milioni e passa, anzi 966 milioni 290 541 lire in incasso, all'ordo si intende. Dunque Romano alla tattica, Giordano arretrato, Caffarelli di spola, Maradona ben libero lui di sciorinare spettacolo e anche gol possibilmente, il resto compattato per non prendere gol invece, perché nessuno, Bianchi compreso, credeva nella classifica dei 9 punti, classifica bugiarda dei Viola, che avevano a loro volta preso contromisure, trappola per Maradona per esempio, una sorta di minizona Gentile Oriali con il francobollo contratto. Nessuno credeva infatti alla stanchezza per i voli transoceanici del fuoriclasse argentino-napoletano. In più questi rientri da parte Viola a tempo pieno, Carobbi e Antonioni Gioiello di sempre, anche sul piano psicologico, è ovvio. Il lancio vincente però è di Battistini, uno che ha contato molto in questi 90 minuti. E Diaz, dopo 6 minuti, gela la curva sud zeppa di napoletano, 20.000 oggi nello stadio fiorentino. A lui, auguri, ecco lo striscione d'inizio. Ed ecco il gol, non come ringraziamento, è ovvio, 2-0, firmato appunto Antonioni. E quindi è la volta di Landucci. Baretti e Bersellini hanno avuto ragione a sceglierlo e il Napoli il torto di averlo come avversario. Parate eccezionali a dare sicurezza al reparto arretrato dove, dobbiamo dirlo, ognuno ha compiuto il proprio dovere per intero. Però a 5 minuti dalla ripresa Maradona vince il duello personale con Landucci, che resta il migliore in campo, 2-1, gol da favola. Fiorentina quindi in affanno, paura, sì, la grande paura di non farcela, prende tutti e qui Oriali, Gentile, Antonioni e lo stesso Battistini hanno dato una mano al ragionamento degli altri. Al di là dell'episodica e delle contestazioni all'enese, arbitro a mio avviso preciso e semmai troppo tollerante per le proteste, il Napoli ha perduto la calma e la lucidità necessaria per agguantare il risultato. È vero che la traversa ha detto di no al pareggio, no a Giordano, ma è anche vero che nello scontro del cuore quello Viola ha avuto dalla sua la testa, come dicevamo all'inizio, e appunto questa testa si concretizza nel gol di Monelli. Rivediamolo prima di andare negli spogliatoi con Giancarlo Antonioni, uomo della svolta Viola. Antonioni ha fatto la sua partita, è stato determinante per il 2-0 e quindi sono molto contento, più che per la prestazione personale sono contento per la vittoria della Fiorentina. Una battuta veloce? Sì, grazie. Bene, si potrebbe dire che Maradona oggi non è bastato al Napoli, anche se ce l'ha messa tutta, no? Un gol alla grande e altri gol magari che non sono venuti. No, credo che il Napoli ha sbagliato nel primo tempo, però nel secondo tempo meritava il pari. Non abbiamo potuto, e pazienza. Credo che il campionato comincia per noi adesso, a parte che credo che oggi abbiamo capito che stiamo giocando contro di tutti.
Contro? Contro tutti quanti. Ah, appunto, ma per vincere bisogna giocare contro tutti, no? Sì, no, non si gioca solo con l'Inter, si gioca contro tutti quanti, perché oggi abbiamo capito dentro del campo che non stavamo giocando solo con contro la Fiorentina. Ok? Vuol capire, capisci? Sì. Mare forza 8 nel Golfo, Napoli forza 9 al San Paolo. Ma quale Napoli? Questo. Sono loro i campioni d'inverno, loro e la folla a cui dedichiamo questa immagine, loro e chi ha programmato la squadra. Era programmata una squadra competitiva, la dimostrazione è che ha conquistato il primo traguardo importante di questo campionato. Sofferto il platonico mini scudetto perché l'Ascoli per 59 minuti offre una sapiente resistenza e nonostante la regia egregia di Romano, laddove non riescono le entrate a scivolone dei tanti difensori ascolani, a fermare Maradona e compagni ci pensa Pazzagli. Lo spettacolo proprio non lo si può pretendere, la pioggia flagella il San Paolo come molti altri campi, più facile difendere che costruire e Castagnier lancia messaggi precisi, non proprio di ricorrere a questi falli, ma certamente di non lasciare spazi. Ma i falli sono puniti e Maradona fa tremare i bianconeri. Col trascorrere dei minuti lo 0-0 impensierisce sempre più, anche perché alla mezz'ora l'Inter diventa temporaneamente campione d'inverno. Rifinitore Giordano, mezza punta Maradona, carnevale neutralizzato da Cimino, pochi sono gli spunti conclusivi in avanti, anche se il Napoli tenta vanamente di triangolare. Allora lo spogliatoio fornisce l'utile consiglio, più ritmo, minori finezze e subito al tiro. Dunque diventa pericoloso il Napoli e Giordano è tra i primi. Lo segue Romano. Il freddo è pungente, la pioggia pure, e Diego si protegge come può. L'Ascoli resiste ancora, e bene. Bredi si dà da fare, ma Vincenzi è troppo solo in avanti. Comunque qualcuno ci prova. È un boato quando si apprende del pareggio dell'Inter, forse dà la carica giusta al Napoli che, senza Renica, è orfano dei suoi lanci provvidenziali. Giusto il tempo di scaldare i muscoli e Muro, con freddezza da campione, è già pronto al gol. Il suo tiro è di quelli che non si parano. L'incubo si dissolve nella pioggia battente, sale in cattedra Maradona per offrire anche a noi, cronisti infreddoliti, un pizzico di spettacolo. Poi, quando viene il 2-0 su invito rapido di Maradona, come preciso era stato l'assist di Giordano in occasione dell'1-0, esulta Romano e finalmente sorride anche Ferlaino. Potrebbe bastare, ma gli azzurri, ancorché inzuppati, ci provano giusto, forse proprio perché l'Ascoli insiste. Al secondo boato per il gol del Verona risponde Bagni, che va a infilare, con maniera cosiddetta di precisione, Pazzagli. Sarebbe un peccato subire un gol che Bonomi, tra i più sguscianti, potrebbe andare a segnare. Garella para alla sua maniera e dice di no. Diego, Sivori è stato un difensore del Napoli alla Domenica Sportiva. Ha avuto ragione forse alla fine, oggi siete campioni d'inverno, potreste essere poi campioni d'Italia. Speriamo, io non vorrei parlare ancora di scudetto, noi parlavamo prima nel spogliatoio, dicevamo che siamo una realtà, che dobbiamo lottare per lo scudetto adesso, però dobbiamo lottare ogni domenica, così la squadra si farà più forte e quando manchino 5 giornate lì possiamo pensare sia nel sogno di tutti i napoletani che lo scudetto.